E allora con il nostro mister Alloro siamo pronti per fare la ricettona di quest'ora, che è un grande risotto di cui lui è, un risotto di fine estate, a sorpresa. Allora, da cosa partiamo? Incontreremo la sinergia che si ha. È strano, questi 10 giorni sono stranissimi, perché ci sono i frutti della natura estivi che non vogliono mollare, ma che incominciano ad entrare quelli autunnali. Allora ci sono degli abbinamenti stranissimi, come a volte ti capita il pomodoro, gli ultimi dell'orto che incontra la zucca. Però è lì, è la natura che ce li dà, è bellissima questa cosa. Beh, io adoro sentir parlare Sergio, il nostro mister Alloro, perché è un narratore. Cioè lui, quando, oltre a parlare con gli animali, con i pappagalli, con le galline, e nella sua fattoria i galli, eccetera, lui poi ha aperto proprio un piccolo ristorante, dove c'è questo tavolo sociale, che ha messo su tutto lui, proprio piano piano, l'ha creato, veramente ha realizzato quello che era il suo sogno quando io l'ho conosciuto, che era un ragazzo. Vero. E adesso è un uomo, ha una figlia straordinaria, insomma, è però un narratore, quello che mi piace quando racconta le cose. Allora, iniziamo intanto dal brodo, che lui, finché c'è brodo c'è speranza. Finché c'è il lago c'è il brodo, anzi esatto. In questi giorni, ahimè, è tanta acqua, stiamo vicini, un pensiero va al Vercellese, certo. A tutte quelle zone che alle risaie, anche i produttori, sì, capito? È anche per quello che oggi facciamo il riso. Le vigne, tutto. Allora, partiamo dal brodo. Il brodo oggi è un brodo dolce, quindi abbiamo utilizzato, vedete, la carota, pochissima cipolla, delle coste di sedano, e abbiamo la mela che entra in gioco. Inizia l'autunno, quindi abbiamo la mela. Intera, la mela, con la buccia? Sì, sì, chiaramente usate sempre i prodotti, io ve lo dico sempre, non trattati, mi raccomando, altrimenti pelatela, va bene? E abbiamo quindi un brodo base, all'oro come aroma, oppure potete utilizzare, vedete, anche cosa? Le barbe dei finocchi, io nell'orto ne ho tanti. Le barbe cosa ci fai? Ci avvolgi la carne e la cuoci al forno, oppure le usate per aromatizzare i brodi e le minestre. Non si butta via mai niente, tutto ha un costo. Certo. E cosa facciamo? Andiamo a vedere un po' di schematizzare questa ricetta, che è semplice ma va un attimino capita. Avremo bisogno di un risotto. Risotto di fine estate, sì, l'abbiamo risotto chiamato. Di fine estate. Esatto. Grazie Alfio. Risotto di fine estate. Ascoltami anche. Ascolta niente. Riso, io dico sempre risotto, no? Risotto, anzi, riso Carnaroli in questo caso. In questo caso siamo nel Pavese, quindi la varietà è il Carnaroli Pavese. Siamo nella zona di Groppello Cairoli. Dopodiché cosa abbiamo? Andiamo a fare il brodo, l'abbiamo fatto. Con cosa sarà aromatizzato? Con i mirtilli e i fichi. Dopodiché andremo a fare due cose. Una fonduta rapida, che sarà fatta con la toma, o col taleggio, o vedremo un altro formaggio interessante, ecco, che è il caciocavallo. Ecco, le persone del sud, il caciocavallo ad esempio, caciocavallo, che può essere bene, fatto col caciocavallo. Podolico, un caciocavallo ma non troppo stagionato, una pasta filata del sud, che sono grandi, grandissimi prodotti. Anche se il riso da noi in Calabria non è da tanto che facciamo i risotti. Sì, però una volta il riso ce lo davano quando non stavamo bene, avevamo mal di pancia, e il riso bianco. Invece adesso sta prendendo piede, anche a Sibari abbiamo delle coltivazioni di riso, molto importanti. Viene prodotto, è importante. Tra l'altro il risotto è proprio un alimento che cresce, per cui insomma sfama anche molto, è molto interessante. Sì, anche se giù dicono un riso, un'ora tiene tiso, perché poi si digerisce subito. Si digerisce subito e quindi vabbè. Allora, andiamo in velocità. Innanzitutto cosa si fa? Un bel soffrittino, in questo caso usiamo il sedano. Okay. Ogni volta ci sarà un soffritto diverso. In questo caso vado a fare semplicemente un tritino veloce di sedano, va bene? Quindi partiremo con un filino d'olio, perché in realtà non serve, avremo già dopo il burro crudo. Questo? Olio, sì, puoi usare tranquillamente quello. Quindi non mettiamo burro, mettiamo No, in questo caso mettiamo proprio un filino, basta, grazie, giusto per ingrassare appena appena il fondo, e basta. Una foglia di alloro. Questa c'è sempre. Fai i risotti, sempre. Alfio, tu? Li mangio. Li mangi. Sì. Però, e farli invece mangio. No, dai. Ah, piuttosto che li fanno gli altri. Gli fanno gli altri. Ma tu sai cucinare una cosa proprio tua? Sì. Cioè, quando esci c'è una ricetta bellissima. Di? Ma non posso dire, sanguinacci. No, sanguinaccio, ma per una donna. Tu vai, porti fuori una donna e gli fai il sanguinaccio, ma non ci posso credere, dai. No, non ci credo. No.
leggermente appena appena passito e subito dentro il riso andiamo in tostatura. In questo caso quindi vediamo una tostatura nel soffritto. Okay. Vedremo tante Vedete, tipologie. Olio, sedano, alloro e il nostro riso. Tostatura. Sì. Tostatura in questo caso facciamo attenzione, la tostatura possono essere un danno. La fiamma deve essere bassa, il giusto e va coccolato e girato continuamente. Altrimenti si rischia di microfessurare. Cosa vuol dire? Quando si mangia il risotto, che vedete tutto il chicco tagliato, è perché avete esagerato con la tostatura. Ecco, a questo punto, quando ben tostato, si mette il vino, non prima, che deve evaporare. Esatto, si alza la fiamma. Si alza. E si va a mettere il vino. Il vino. Perché deve un po' evaporare, quindi a quel punto lì si alza la fiamma. In questo caso abbiamo messo una buona bonarda, a seconda del territorio si utilizza. Se Anche perché vino, quello che non mettete sia. Qui lo bevete. Esatto. Se non ti serve più, sì. Fulvio, vieni a prenderti Grazie. Il vino, va. Daglielo, zia Crive. Voilà. Potete prendere il vino, il salame c'è. Il vino lo sentirete dal profumo quando è evaporato, ma non evapora totalmente la parte alcolica, non è una barzelletta. Quella sì, rimane però dentro. un po' la sentite. Sì, un po' evapora e avviamo subito con il buon brodo vegetale. Allora, come io vi dico sempre, a me piace tantissimo cucinare i risotti perché trovo che sia un grande atto d'amore. Sì, perché il risotto va curato, va mescolato, va accudito, come le persone a cui vogliamo bene. Quindi quando io, ad esempio, voglio dimostrare il mio affetto, in genere cucino il risotto perché mi piace. Vero. Poi è una magia, solve et coagula. Nel senso che i chicchi sono tutti divisi uno dall'altro, tutti diversi. Improvvisamente. E grazie al miracolo dell'amido che va a legare tutto insieme, quindi è molto conviviale. A me piace molto all'onda il riso. Quando mi viene staccato mi arrabbio. Ogni tanto mi viene. Bene, allora abbiamolo allora, con noi lo andiamo avanti dei bei così. mirtilli andiamo a unire a subito punto, dei mirtilli subito. Sì, uniamoli, quindi è una parte acida questa dei mirtilli, sì però, assolutamente acida, ma in parte anche dolce e poi da colore. Esatto, bel rosso. Guardate come infatti vino rosso, mirtillo rosso e capito. Sì, la nonna diceva cinghei più semarus, Ma è vero che la tua città Malnate è la città dei bambini? Sì, assolutamente, vabbè, è stata dichiarata città dei bambini, Perché vivi c'è molta attenzione. No, c'è molta attenzione. In realtà sì, perché abbiamo deciso Malnate perché io ho visto subito un'attenzione incredibile nei confronti dei bambini, proprio come anche strutturata il tutto, la città. Però la cosa bella è che per esempio ci sono, intanto io li aggiungo anche a qua. A proposito di buone azioni, scriveteci le vostre buone azioni, è sempre mezzogiorno @rai.it. Sì, e per esempio a Malnate una cosa che io adoro e mi sono innamorato io quando porto a scuola la bimba, l'Anita è un amore, è bello vedere i nonni vigile. Cioè, i nonni che fanno i vigili. Sì, i nonni vigili. Anche da te, Anna? Anche io ho insegnato nella Bassa, nei paesini della Bassa Bergamasca, e c'erano i nonni che aiutano. Sì. È sì, una sì. cosa meravigliosa. Si armano di paletta, di cappello, e aiutano i vigili comunali. È bellissimo. Nei punti un po' più diciamo, pericolosi, a rischio, e i bambini li guardano in maniera incredibile. C'è il Peppo, c'è la Maria, cioè diventano parte integrante. E tutti, no? E allora, questa è anche la forza della provincia, Io continuo a sostenere che la vera forza di questo paese è proprio la provincia. Ci arrivo dalle grandi città. In città non c'è. Non c'è questa. Io arrivo dalle grandi città e non ero abituato. Quando ho iniziato a vivere lì, penso che i bambini sia il massimo che crescano. Per i bambini vivere in un piccolo centro è tutelato, anche i negozianti, tutti i commercianti hanno fuori un bollino. C'è a una certa ora quando i bambini escono, il negoziante esce e cerca di accudire e vedere se un bambino ha bisogno, entra dentro nel locale. In Calabria, pensa, nei paesini della Calabria, sono andata quest'estate, per esempio a San Come Giorgio. Si chiama il tuo? Il mio si chiama Rizziconi. Rizziconi, lo ricordiamo, deve diventare Rizziconi. La comunità. Diciamo i paesini quando parliamo, non solo provincia di. Guarda, a San Giorgio, un paesino proprio della Calabria, c'era un cartello, sono andata quest'estate, dove diceva: devono andare piano le macchine perché qui i nostri bambini giocano per strada. È una cosa bellissima. Giocare per strada è una perché cosa non giocano più. Non giocano più. Bene. Procediamo con due cose. Intanto portiamo la cosa bella di cucinare è che si chiacchiera. Sì, io a casa mia faccio così, tu vieni a casa. Quando non c'era e sempre a mezzogiorno, io cucinavo, facevo le mie cose, uguale. Vi faccio vedere una cosa, abbiamo bisogno di forza, questo risotto sarà servito con qualcosa di forte, che dia spirito al risotto. Allora cosa facciamo? Un fico,
del ginepro. Il ginepro è meraviglioso, eh? Quando andate in montagna a raccoglierlo è bellissimo, ve lo portate a casa. Poi abbiamo ancora bisogno della bonarda, eh? Ah, la bonarda, dovete restituire un attimo. Alfio, non fai vabbè, cioè, vedi. Alfio. Bevuta quasi tutta, però. No, no, quasi tutta non è vero, dai. Allora, la bonarda e lo zucchero. Cos'è zucchero? Un po' di zucchero di canna. Sì, vai. Brava. A me la biscia. Ma come fa la schiuma? Fa grazie. La schiuma. Grazie. E si porta su, sul fuoco e si fa ridurre fino ad avere la consistenza di un miele. Guardate, andiamo a vederla. Mettilo qua. Mettilo qui vicino così lo vediamo. Vedete? Da così. Sì, è buio, ecco, facciamolo allora si vedere fa fatica, buio, però lo vediamo. Che bello. Diventa piano piano, piano piano, piano piano. E la consistenza di un miele. È buonissima. È un caramello, si va a caramellizzare e darà uno sprint, uno spunto di acidità. E darà uno sprint, avete visto? Quindi tu hai messo, ripetiamo, sì, il fico, qualche mirtillo, qualche mettiamo, il ginepro. E lo zucchero di canna e un pizzico di sale. E il vino? È un il vino chiaramente perché deve ridurre almeno il 50%. Ok, quindi la parte liquida è il vino. Guarda come sta iniziando a rilasciare. Senti, io voglio capire il formaggio. Intanto questo pezzo di burro, guardate questo pezzo di burro che è, non so... Allora, se si mette il burro deve essere burro. Mi raccomando quando andate ad acquistare il burro, perché è una delle cose, materie prime in casa a cui bisogna fare più attenzione, come sale. Mi devi far vedere la schiuma del burro. Quella roba che tu fai sempre, che mi piace tanto. Però vedete, questo è un burro che esce dal frigor ma rimane morbido. Questo me lo fa un casaro sul lago di Monate, una roba... Allora, se io devo mettere il burro, c'è burro. Burro di panna, panna di vacca, cioè una roba seria. Una roba seria, panna quando, di vacca, una roba seria. Quando andate a prendere il burro, leggete da dove arriva la panna fatta per il burro. Potete leggere, perché il 90% non è panna italiana. Compriamo, questo lo dirò sempre, compriamo italiano. Sì, allora, esatto. Lui poi fa una cosa che io ho imparato da lui sul burro, cioè il burro si potrebbe mettere a tocchi poi alla fine così, oppure guardate, oppure metterne di meno, perché adesso sai, tutti noi abbiamo problemi, io ho il colesterolo alto ad esempio, no? Sì. Quindi il burro non è proprio un toccasano. Allora, adesso tu metti, io sto facendo burro per un esercito. Esatto, non guardate così. Però per farvi poi mettete... Nella planetaria oppure anche col frullatore, le fruste. Sì, le due frustine. Le due frustine, sapete, quelle così. Si mette, ma quanto ne fai? Ma perché così lo vedo bene a casa. Ah, per farlo vedere bene a casa. Sì, lo frulliamo, lo faccio, con che cosa? Allora, questo lo si va ad ammorbidire. Ad ammorbidire. No? Innanzitutto appena così, track. Appena inizia ad ammorbidirsi, inizia a montare, dobbiamo aiutarlo. E andiamo a inserire una piccola percentuale di acqua gassata. Su 100 grammi, siamo intorno ai 50-60 grammi di acqua gassata. Ok. Deve ammorbidirsi un po'. Dopodiché, un po' di acqua gassata, capite? Sì, questo era un trucco che io facevo perché me l'ha insegnato uno chef che lavorava in un albergo e nel bolognese, e ai tempi si facevano tanti buffet, quindi tante tartine. Allora, per non mettere il burro su così, sulle tartine che è pesante, lui diceva montate il burro. Io ero un comì, ne avevo fatto troppo e l'ho nascosto. Perché se me lo beccava che avevo sprecato tutto quel burro, poi pulivo pentole per almeno 6 mesi. E allora cosa ho fatto? L'ho nascosto lì da parte, facevo il comì, vuol dire l'aiutante, l'assistente dello chef de partie ai primi piatti, e ho iniziato a far cosa? A darglielo dentro in linea durante la preparazione. Va bene? Durante la preparazione. E da lì ho notato che mettendolo nel risotto montava di più e bisogna metterne di meno. Hai capito, ne mettevi di meno. E il nostro è pronto. Vedi, guarda, il risotto puoi spegnere. Poi io sono curiosa, perché ecco, vedete, guarda, che il risotto non è Vi accorgete, scusa Anto, vi accorgete quando è troppa l'acqua che avete messo? Perché ve la rifiuta, ve la ridà indietro, vedi? Non la incorpora più. In quel caso più. Lì cosa succede? Niente, vi fermate e basta, ma vedi che la riprende subito, sfuma e raddoppia il suo volume. Il volume di 8 in realtà sono 4 grammi di burro. E va quindi, bene? Insomma, intanto si risparmia. Abbiamo questa, grazie Cri. Intanto risparmia, si risparmia anche in salute, fa meglio, eccetera. Mi passi le bambine. Un barbatrucco. Andiamo a prendere la bambina. Adesso abbiamo. Spegniamo. Ecco, abbiamo. Grazie. Guardate, due formaggini ha portato. Sì, due formaggi. Due cosette. Vieni, Alfio. Alfio. Pensiamo alla festa adesso. Aspetta, questo lo togliamo, mettiamolo qui. Tanto poi sai che è qui. Guarda. Come si dice, Vinciac e Taduperi. Allora, qua abbiamo un taleggio. No, vabbè. Qui avevamo un taleggio. Sapete che è la mia passione. Sì. E questa è una addirittura il numero di casello, mi raccomando, tutte queste cose sono importanti. 49, sono i miei anni. Il numero di casello, sono i tuoi? Ma magari. Allora, la toma?
Dunque, questa è la creatura, la bambina. Andiamo a vedere, questa è una toma piemontese, eh? È roba seria, una DOP, eh? Questa, anche qua, latte. Latte serio e latte di gran vacca. Qua siamo a Cameri, eh? Quindi pianura, eh? Piana. La toma DOP Piemonte parte dalla montagna e arriva su. Siamo a stagionature che variano dai 20 ai 50 giorni. Questa va oltre i 60. Senti che parla. È lei che... Parla. Oh, che bello. Sì. È una cosa bellissima, sì, perché vedi anche massaggiarla, senti che è viva, capisci? È una cosa seria, questa è la biodiversità italiana. Non dico porca vacca perché non si può, e poi ormai perché, l'hai detto, perché la vacca è da rispettare. Allora, però, aspetta. Caspita. Qua, scusami, c'ho il riso che mi sta andando via. No, adesso. No, lei non va perché sto usando un gran riso, lo conosco, hai capito? Ti dà il bonus di quei 10 minuti. Allora, cosa facciamo? Riusciamo a far vedere una cosa semplicissima, la fonduta al volo, eh? Cos'è? Semplicemente, allora, in parte un po' di questa creatura, io direi di metterla già in parte dentro. Di questa creatura io direi di mangiarla, non di assaggiarla. E buona. La metti dentro. Poi mettiamo qua. E crepita. Guardate, avarizia. Così, eh? E l'altra parte invece viene tagliata a dadini, messa in una brocca, e fate questo lavoro, guarda, ve lo faccio vedere perché è semplicissimo. Brocca, dentro la toma o caciocavallo o altro, dentro il latte, così, una fonduta rapida, senza base di liaison, senza uova, senza altro. Fate 3 minuti al microonde a bassa, bassa potenza, siamo intorno ai 400, 2 minuti e mezzo, 3. Lo tirate fuori, frullate e avrete questo. Avete visto? Un barbatrucco. Abbiamo visto, una fonduta, Anna? Non Amelia. Una fonduta rapida. Che bello. Dimmi, Amelia. Allora, vedendo questa ricetta, può sembrare una pischerata, io ho nel frigorifero a Firenze una scatola di mirtilli che avevo fatto il tiramisù e non sapevo come a finire, dicevo io. E adesso fa il risotto. Fuori risotto. Hai visto? Fa il risotto. Non sapevo. Avete visto la fonduta, quindi formaggio. Sì. Guardate cosa succede. La vedete? Guardate, io adesso ne sto mettendo la metà, capito? E così? Dà. In realtà, perché il volume sembra tanto, ma guarda come soffia. Esatto, sembra tantissimo. Fallo saltare così. Fallo tu, dai, prova. Poi se arriva sul grembiule vuol dire che è troppo morbido. Non ce la faccio, è troppo pesante la padella. Bisogna avere un po'. Adesso che meraviglia. È bello cremoso. A questo punto lo si va a servire. Io a volte lascio anche qualche pezzettino di burro, vi dico la verità. Ma anch'io, perché? Anche di formaggio. Il cliente intelligente mi chiede prima di cenare un pezzettino di burro o un filo d'olio per capire se uso materie prime buone. Allora siamo di fronte a un cliente che è curioso, che vuole sapere. Va bene, allora, questa ho è una cosa. I fichi da mettere, i mirtilli come decorazione. E poi la nostra riduzione. No, e poi guarda, noi facciamo no, così. Guardate che roba. Vedete, la fonduta che finisce su questo risotto. I fichi e la riduzione. Allora, la vorrei dirvi una cosa. Sì. La riduzione, sì, vero? Sì. L'avevo messa qua, aspetta, eccola qua, col che pennellino. No, io vorrei dirvi, ma sono le 13:14, noi abbiamo una fame della miseria a quest'ora. Sergio Barzetti, è un risotto sublime. Dentro questa ricetta ci sono tante ricette.